La campionessa del mondo master amatori di ciclismo su strada, Chiara Ciuffini, il campione italiano di ciclismo su pista velocità squadre Giacomo del Rosario, il vice campione italiano juniores di ciclismo su pista velocità individuale Matteo del Rosario e il campione italiano under 18 di vela Mattia Ricci sono stati premiati a Pescara in regione dall'assessore allo sport Carlo Masci. Il susseguirsi di queste premiazioni ha esordito l'assessore, oltre a confermare l'ottimo stato di salute generale dello sport abruzzese, ci porta a pensare a questi atleti come appartenenti ad una grande famiglia dello sport regionale, dove non ci sono atleti di Serie A e atleti di Serie B. Per alcune realtà sportive c'è un problema di minore visibilità a livello mediatico, ma la passione degli atleti, dei dirigenti e delle famiglie è unica. Continuiamo con le premiazioni in regione di atleti abruzzesi che assurgono agli onori della cronaca a livello nazionale ed internazionale. Oggi premiamo atleti per sport come il ciclismo e come la vela, sport sicuramente popolari in Italia che vedono i giovani e meno giovani impegnati, perché abbiamo giovani under 18 e anche master che vengono premiati. Chiara Ciuffini, campionessa mondiale di ciclismo master, poi abbiamo i giovani del Rosario che vengono premiati per il ciclismo, campione italiano uno e l'altro secondo sempre nel campionato italiano, e poi un velista, Ricci, under 18, anche egli campione italiano. Quindi giovani e meno giovani che si distinguono a livello nazionale, sono delle eccellenze abruzzesi che ci piace evidenziare, perché possono portare avanti un discorso di emulazione per i tanti giovani che fanno sport in Abruzzo e che non arrivano a raggiungere questi obiettivi. Poi, al di là dei risultati, che pure sono importanti, ha concluso Masci, le istituzioni devono interessarsi soprattutto all'aspetto educativo dello sport, e sotto questo profilo l'esempio degli atleti di vertice anche nelle discipline meno pubblicizzate può generare ricadute positive, soprattutto tra i giovani. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il consigliere regionale Antonio Prospero, il presidente regionale della Federciclismo Mauro Marrone e il presidente regionale della Federvela Pierluigi Ciammaichella. Insomma, ancora una volta lo sport abruzzese sta vivendo delle emozioni a 360 gradi. L'obiettivo è quello di lanciare un messaggio, soprattutto ai giovani, ad avvicinarsi sempre di più alle varie discipline sportive. Sacrifici, anche perché noi abbiamo degli